tutti, puntata di Onorato di domenica 9 agosto. Ok, allora domani, fra virgolette, iniziano le, fra virgolette, ferie mie obbligate perché sostanzialmente ho chiuso l'Ateneo, però ci sarà qualcuno di noi comunque che andrà a lavorare anche in questo periodo, ai noi, ai miei. E quindi probabilmente potrei avere rotture di scatole, diciamo così. E che dire? Quindi però ecco, sostanzialmente da domani registrerò, ma non poi pubblicherò a breve questa puntata. Molto probabilmente, se ci riuscirò, però molto probabilmente andrà in un... No. Senza base, ci riuscirò, ci ho ripensato adesso, e andrà in onda, cioè andrà in onda, sarà in premiere e quindi da quel momento è disponibile sempre, come tutte le puntate, tra parentesi, di Onorato, sì, ciao martedì, che sarà credo l'11 se non ricordo male, sì, se oggi è il 9, martedì sarà per forza l'11. Da martedì 11, poi il prossimo video sarà in onda. Non so se ci avrò per martedì. Sostanzialmente, ci provo. Potrebbe, insomma, ecco. Però comunque nel frattempo vedrò di registrare. Tra parentesi, può essere che non sia tutti i giorni. Vedrò di fare cose, insomma, ecco, può essere pure che sia una settimana di Onorato, insomma, non lo so, vedrò una formula, un qualcosa per poter non lasciarvi completamente a secco. E a differenza di qualcuno che va sostanzialmente in ferie, cioè proprio stacca completamente e poi c'è questo blackout, no, invece sarà blackout di pubblicazioni in questi giorni, ma non completamente. Comunque, per non perdervi tutto quanto, sotto c'è il pulsantino scritto iscriviti, cliccate lì e poi dopo c'è una campanellina, comparirà una campanellina, cliccate su quella lì con i due apici. Sotto in descrizione a un certo punto c'è tutti i riferimenti, non mandarne una serie di link, no, è un link, cliccate lì ed entra in un mondo meraviglioso, ovvero una serie di link e che altro, e niente, lì insomma c'è come non perdersi il sottoscritto in ogni sua presenza sul web e anche dell'Istituto Cinematografia Fornace, che diciamo, ecco, se seguite me non potete non seguire l'Istituto Cinematografia Fornace. E questo mi pare il tutto. Ora, purtroppo, io mi sono dimenticato di scrivermi una roba che pensavo oggi e me ne sono dimenticato, per cui non so se nel corso della puntata mi viene in mente. Boh, sinceramente non mi ricordo, non mi ricordo. Boh, quindi che dire? Niente, no, quindi diciamo cosa verrà in questa settimana. Questa settimana in buona sostanza fino a venerdì sarò in quel di tra parentesi, eventuali ladri che stanno venendo qua. Ci sono belve feroci intorno casa, persone dentro casa, per cui insomma cascate male, tra parentesi, ecco, per cui sono in ferie, ma qui è sempre vigilanza armata di mitra e insomma, e spareremo sui cadaveri, per cui insomma non ci sono. Cos'è sta roba? Una rottura di coglioni e niente, no, quindi insomma andrò in quel di Chianciano, ma le terme, non è che avevo questa grande necessità, però giochi e dolori di non essere da soli.
e poi dopo farò un salto di mezza giornata, no, di una giornata, cioè 24 ore più o meno, o anche qualcosa scarso, a Terni, e poi dopo il resto da Ferragosto fino a lunedì mattina sarò in quel di Allerona, Orvieto e compagnia cantante. Più Allerona che Orvieto, perché comunque c'è questo piccolo problema che chi sta con me sottoscritto qua, i trasporti ci sono più o meno sempre quando viene giù. Quando viene giù in testo, insomma, quando fa in quel di nel centro Italia si trova spiazzato perché non c'è un piffero per muoversi, e quindi ecco, quindi un po' così, quindi sostanzialmente saremmo in trappola in trappola ad Allerona, perché sostanzialmente non veniamo con i mezzi pubblici. È quello che a me mi fa incazzare in buona sostanza come una bestia, perché sostanzialmente ha tutte le potenzialità quel posto inteso Allerona e Orvieto, hanno tutte le potenzialità di questo mondo, perché trovandosi proprio nel centro, nel vero senso della parola, dell'Italia, che non è Spoleto che è il centro, no, Foligno che è il centro del mondo, un cazzo, è il centro dell'Italia, anche geografico sarebbe in realtà vicino Orvieto, per cui insomma ecco, e ti trovi ecco che cioè è tutto pensato per chi ha una macchina. Se io non ho una macchina, mi muovo come? A piedi? Volando? Cioè, rendetevi conto, ecco, soprattutto in un posto in cui sì, è vero che tanti hanno sempre la macchina sotto il culo anche per andare a comprare il pane, e magari hanno casa a 100 metri, 50 anche, e usano la macchina, che io prenderei a bastonate, perché quello meritate un sacco di bastonate, usate quelle cazzo di gambe, porca puttana, ecco, a parte questo, più che altro ci sono anche una marea, cioè l'età media è 60-70 anni, anche 80, cioè non è detto, porca puttana, che tutti hanno la macchina, ma poi soprattutto perché io devo essere obbligato ad avere la macchina, invece no, invece viviamo in questa, non lo so, paradiso delle aziende automobilistiche, praticamente ecco, se tu non c'hai la macchina, oltre ad essere uno sfigato, non ti puoi proprio muovere, cioè è preoccupante, sinceramente non è molto accogliente questa cosa, ecco, per cui insomma purtroppo saremo reclusi in quel di Allerona e non potremo tanto muoverci, e vabbè, per cui se volete ci accompagnerete, se no ci venite a trovare a me e compagna, e se no ve lo dico francamente, attaccate al cazzo, ecco, detto come va detto, ecco, e che altro? Niente, e se no eccovi la cosa di dire, tutti hanno la macchina, no, perché per esempio sono anche dei turisti, anche stranieri, che si trovano nella mia medesima situazione, bene, questa brutta, proprio orrenda, proprio schifosa, cioè che vengono perché loro la macchina magari non ce l'hanno, perché nel loro posto è stupido avere la macchina, cioè che la usi, cioè non la usi praticamente mai in buona sostanza, e quindi non hanno nemmeno la macchina, perché tanto si muovono per andare al lavoro, usano i mezzi, per andare a comprare le robe se usano i mezzi, oppure se le fanno portare a casa, perché non è esattamente 1200 come la mentalità del 1200 che hanno ancora lì, inteso centro Italia, zona di Orvieto, lo dico perché sono originario, ecco, perché ne parlo male, ho possibilità di parlarne male, ecco, e poi ecco, ti trovi che magari vorresti vedere un posto come Allerona, che è meraviglioso, vorresti vedere un posto come Orvieto, che è meraviglioso,
lì però arrivi e muori, cioè in buona sostanza scendi dal treno quando lo trovi e poi lì non ti muovi, cioè che cazzo di accoglienza è così? Cioè questa è accoglienza, cioè, non so. Ah, prendete la bastonata quando scendono dal treno e fate più bella figura, insomma, ecco. Cioè, perché equivale a quello, non fagli trovare un mezzo, non fagli trovare niente, perché nessuno li usa, certo se non ci sono, cioè, cazzo, cioè, io non è che uso una roba che non c'è, ecco, cioè, nessuno li usa, tra parentesi, nessuno poi li sponsorizza, nessuno poi ti, cioè, tocca disincentivare, togli tutti i parcheggi. Così con le macchine, però al tempo stesso devi mettere pure i mezzi. Se tu invece togli tutti i parcheggi, crei solo un disagio, no? Come era successo qualche tempo fa ad Orvieto. Togli sì i parcheggi, ma nel frattempo però devi aumentare i mezzi da e per i paesi vicini. Se tu invece togli, cioè crei solo un problema. Invece no, invece o tutto parcheggi. O nessuna serie, anzi, un incentivo a utilizzare la macchina, oppure altrimenti un disagio completo, perché a quel punto togli anche i parcheggi, ma togli anche modi alternativi per cui dice come ci arrivo col calesse, cioè, non so. E quindi ecco, vabbè, queste sono cose, insomma, ecco, che mi fanno sempre un po' incazzare, che tante volte quando qualcuno mi dice ah, bellissimo posto l'Umbria, sì, ma ci devi andare però con la macchina, sappi, cocco mio, possibilmente una Jeep, insomma, ecco, quelle Jeep Willy, quelle lì della seconda guerra mondiale, cioè devi andarci con quella, praticamente corazzata, magari con i cingoli, che le strade fanno cagare, i trasporti pure. E noi con questa cosa invece ci salutiamo qua, come ho detto, questa sarà l'ultima puntata che sarà trasmessa da qui a una settimana e noi a questo punto ci rivedremo la prossima settimana, ma non con le registrazioni che vedrete, farò qualcosa. Per ora ci vediamo alla prossima puntata.